tirare una pallina contro il muro perché arrivi al tuo avversario cercando di rendergli la risposta il più difficile possibile. È lo squash, sport popolarissimo in Inghilterra e in ascesa anche in Italia, dove è nato proprio a Bologna 35 anni fa. A Bologna lo squash è abbastanza popolare anche perché siamo stati il primo centro in Italia ad aprire nel 76, quindi abbiamo una tradizione già abbastanza consolidata nel tempo, abbiamo avuto per tanti anni alcuni dei giocatori più forti in Italia. Adesso stiamo investendo sui giovani, abbiamo una scuola che sta coinvolgendo alcuni ragazzi fra i 14 e i 20 anni e speriamo di riuscire a tirare su qualche campione per il futuro. E c'è chi ha lasciato il tennis per lo squash, come Monica, che ha 19 anni, è nel giro della nazionale. Sono abbastanza ambiziosa, quindi all'età di 15 anni devi essere già abbastanza comunque dentro il giro della nazionale e avere molta disponibilità per passare ad andare a fare molti tornei all'estero. E allora avevo capito che non era diciamo la mia strada e allora essendo mio padre un CT della nazionale ed essendo stato insieme a mia madre parte giocatore della nazionale mi ha proposto questa cosa e ho provato. L'ultimo europeo disputato è stato Aix-en-Provence fino al 2 maggio del 2010 e a livello femminile abbiamo raggiunto il miglior risultato di tutti i tempi per quanto riguarda la nazionale italiana, che è stato il sesto posto, mentre i giocatori maschili sono arrivati quinti. Tenersi in forma per giocare a squash o giocare a squash per tenersi in forma, tutti possono farlo, basta un muro, una racchetta e una pallina e tanto fiato nei polmoni.